Spaghetti allo scarpariello, un primo piatto sué, pomodorini, formaggio e basilico fresco in abbondanza. La ricetta dello scarpariello, una pasta veloce e gustosa che fa parte della tradizione napoletana, nata decenni fa tra i vicoli dei quartieri spagnoli a Napoli. Era l'epoca degli scarpari, ovvero i vecchi calzolai, che venivano ripagati del proprio lavoro artigianale anche con ciò che si aveva in dispensa. Così, con i pezzi di formaggio a disposizione, il sugo di pomodoro avanzato dal giorno prima, il ragù napoletano e le foglie di basilico si dava vita ad un piatto dal condimento semplice e genuino, veloce da realizzare e saporito. Nel tempo si è accettata l'usanza di realizzare la ricetta dello scarpariello con i pomodorini freschi. Noi ve la proponiamo con i datterini lasciati cuocere dolcemente, conditi con pecorino e parmigiano che avvolgeranno lo spaghetto per un condimento cremoso. La pasta allo scarpariello è una vera prelibatezza, grazie principalmente alla qualità degli ingredienti utilizzati. In alcune parti della Campania viene preparata anche con il formato di pasta scialatielli e con il pomodorino giallo. Per una versione ancora più corposa. Buongiorno a tutti, oggi prepareremo lo spaghetto allo scarpariello. Allora, gli ingredienti sono aglio, pomodorino giallo, pomodorino rosso, basilico, peperoncino, sale, olio, spaghetti, pecorino romano e grana padano. Allora, prendiamo l'aglio, ci battiamo sopra, poi lo mettiamo nel tegame, aggiungiamo l'olio, ci aggiungiamo il peperoncino tritato, adesso iniziamo a tagliare i pomodorini. Siamo i pomodorini gialli. Adesso tagliamo i pomodori quelli rossi. Ok, adesso aggiungiamo i pomodorini. Ecco, l'acqua sta bollendo, adesso aggiungiamo la pasta. Ecco, il nostro sughetto è quasi pronto. L'aggiunta del pomodorino giallo è per dare un tocco di colore in più alla ricetta, che di solito si utilizza solo un tipo di pomodorino. Ci aggiungiamo il basilico. Ecco, l'acqua bolle, mettiamo i spaghetti. Adesso andiamo a togliere l'aglio. Ecco. Adesso aspettiamo che la pasta cuocia. Poi molti minuti di cottura che li facciamo fare all'interno del tegame. Ok, la pasta è pronta, la iniziamo a versare
Ci versiamo un po' di acqua di cottura della pasta per creare la albumina. Adesso si sta iniziando a creare la cremina. Iniziamo a versare il pecorino romano. Un altro po' di acqua di cottura per creare sempre il pecorino. Poi aggiungiamo il grana padano. La pasta è pronta e adesso lo andiamo a impiattare. Adesso andiamo a assaggiare come c'è questo piatto. Adesso è il momento dell'assaggio. Che te lo dico a fare? Buonissimo.